Allora Ale, siamo carichi, sta per iniziare gara 2, 17:30. Boccenti ha vinto gara 1. Sì, si è dimostrato molto 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 capace a affrontare le curve, moto stabile, super determinato. Ci aspettiamo qualcosa di diverso, dai. Io che lo speriamo, che dai ragazzi. Ha una grossa emozione. Dai. Vado volante a ricordarvi la griglia di partenza con Liberini, Bianucci, Pastorino, Boccenti, Bettella, Partigliani, Cappelli, Como, Zagoner, Benedet, Pepe, Dal Ceredo, Regonesi, Morselli, Enrico, Vignali. Stiamo per partire, caro il mio Alessio. Ci siamo. Si stanno per accendere i semafori, si spengono i semafori, via, partiti, partenza importante, sì. Sfiorano una collisione, mi sembra Bianucci davanti a tutti, se non ho visto male. Bianucci ha fatto una bellissima partenza, eh. Subito on board con Pepe, vai Ale, un commento. Subito all'esterno, grandissimo, ha fatto una bellissima partenza, stavo dicendo. Anche Max Pepe, grande partenza qui, grande sorpasso. Sì. Subito anche con Marco Como, vediamolo subito anche lui. Nero, come gara subito, uno. Vediamo se sul rettilineo riesce a sorpassarlo. Lo passa. Vola Marco Como, vola anche Bettella davanti. Se non vedo, ci sono stati diversi cambiamenti. Non riusciamo a focalizzarci ancora con Borg, con Marco Como. Partenza straordinaria di Marco. Sì, guarda, qua è subito dietro. Eccoci qui. Forse adesso abbiamo una visione un po' più importante. No, non riusciamo. La nostra regia ha deciso di scompaginarci le carte. Benedet William, ancora anche lui, Ale. Guarda, eccoci qua, Boccenti in testa. Boccenti è tornato in testa. Aspettiamo la fine del primo giro per capire qual è la conformazione. C'è una bagarre unica, cioè qua Luca che subito Partigliani dentro. Sì. Bellissimo. Dentro. Morde subito i cordoli. Infatti, eccoci qua, Boccenti, Bettella, Bianucci, Liberini, Pastorino, Boccenti. Prende il largo, ma questa volta mi sento di dirti che c'è gara. William si Benedet, dentro, wow, largo, sorpasso straordinario di Benedet, Ale, bellissimo, tecnicamente dimmi bello, cosa è successo. Bello, niente, si è buttato dentro, ha visto lo spazietto e ci ha provato, è entrato bene e ha tenuto la moto, sembrava largo, invece poi l'ha tenuta e niente. Straordinario, bravissimo Benedet, Boccenti, eccolo lì con il numero 56 Liberini, secondo, si sta facendo largo nelle posizioni di testa, Bettella dietro, c'è gara. È una bellissima gara 2 perché Boccenti qua non scappa, Ale. Bellissima la ripresa della nostra regia. Guarda qui anche su tutta quanto il dritto. Ragazzi, sono straordinari i nostri condo. Marco Como prova il sorpasso. C'è veramente molta tensione. Serpeggia nell'aria qualcosa di bello. C'è sempre, Ale, questo Pastorino davanti che ricominciano come sempre con gara 1. Oh, se li danno e sono lì. Tic 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 tic. Secondo me alla fine si scambieranno il gelato. Pensavo che si scambieranno anche la moto. Boccenti va, ma qua c'è gara. Ale, c'è una gran gara. Boccenti, Liberini, Bianucci, Pastorino, Bettella, Como, Partigliani. Questo recita ancora Como on board alle spalle di Bettella. Prova a passarlo. Attenzione, caduto. No, Marco Como davanti, probabilmente è entrato secco. Guarda che la regia. No, Marco, bravo, si è aperto un pochettino, ha pinzato col posteriore, si vede che la moto si è scomposta, ma l'ha tenuta. No, che peccato. Andiamo on board con Benedet William. Se le danno di santa ragione anche lui con Cappelli. Vai William, prova all'interno. Prova dentro, prova. Occhio! Dentro. Toccati. No, anche William Benedet. Il bang ha fatto. Va giù, no. Che peccato perdere due grandissimi piloti. Purtroppo come... giallo, si doveva inserire verso l'interno. Vedi, la moto probabilmente non l'è riuscita a tenere ed è scappato verso l'esterno. Como e Benedet fuori, Ale. Che peccato, stava andando vita una grandissima gara. Presumo. Bellissima presumo gara. Ci sia un problema di gomme perché essendo... Occhio davanti, Ale, intanto scusami, ti interrompo. Poi andiamo avanti con il commento tecnico perché Liberini ha passato Boccenti. È chiaro come ci sia gara, ma che peccato per Marco e per William. Stavano facendo una gran gara. Abbiamo perso, diciamo, i più combattenti della gara. Mi dispiace moltissimo. Abbiamo con Morselli intanto Maurizio, vediamo. Sta veramente provando a combattere con unghie e con i denti. Anche e soprattutto perché lo ricordiamo, l'abbiamo detto anche in gara 1. Lui è una presenza fissa. Ha avuto dei problemi nel weekend, l'ha sottolineato anche lui. Sì, ma ci ha provato. E allora andiamo con Liberini,
Bocenti è dietro. Bianucci è dietro al clamoroso dietro. Giro 4. Bocenti non riesce ad andare. Andiamo on board con Max Pepe che prova ad avvicinarsi a Zagoner. Vai, un commento tecnico. Sì, inserisce. No, ti stavo dicendo che probabilmente c'è qualche problema sulle gomme prima. Perché devo dirti che entrambi hanno perso un po' di aderenza. Non si sente la moto probabilmente come a mezzogiorno, a luna, scusami, che faceva più caldo. Quindi probabilmente hanno fatto magari dei setup diversi. Purtroppo non lo possiamo sapere. E un vero peccato. La temperatura un po' più bassa. E non ha. Guardalo qui, Max Pepe. Adesso finalmente con Zagoner se ne danno di santa ragione. Entra dentro. Entra dentro, Max Pepe. Sì, che sorpasso. Wow. Si è inserito subito e ha chiuso. Ha chiuso subito tutto. Massimiliano Pepe. Ma qui mi sembra che se ne danno fino alla fine. Infatti, guardalo lì. Wow. Zagoner gli ripassa come un gatto. Perché sembra quasi che abbia perso conoscenza in questo momento. E lui si è inserito dentro. È una gara bellissima, Ale. È una gara bellissima da commentare. Sì, sicuramente emozionante. Emozionante. Abbiamo avuto un po' di colpi di scena. E secondo me Pepe va lì a riprenderlo Zagoner. Perché se le sono promesse, Ale. Se le sono promesse. Andiamo qua invece con Liberini, Bocenti, che adesso ha il suo bel da fare perché Bianucci alle spalle imperversa. Pastorino, quarto. Già in gara 1 si è dimostrato molto molto tecnico. Ma Liberini me. Ha avuto. Eccoci qua intanto un board con Partigliani, Ale. Anche lui c'è, anche lui della gara. Guardalo qui, 1.13 e 74. Mica si legge bene, Ale. No, no. Mica si legge bene la partenza di Marco Como. L'andiamo a rivedere. Spunto interessante, aveva tenuto la posizione, è stato passato, ma poi subito ha provato esternamente a inserirsi. Una pazzia, ma guarda qui come c'era riuscito bene, Ale. Era riuscito a riscavalcare altri due piloti. Un vero e proprio peccato averlo perso. E qui invece siamo on board con Partigliani, Ale. Sì, guardalo devo qui. Dirti che Partigliani ci ha sempre dato dentro. Purtroppo sì, è sempre qua in gabbara. Ha fatto un buonissimo spunto, è sempre in bagarre, sempre... Sì, è veramente però... Cioè, mi aspettavo qualcosa in più, sinceramente, Giallo, nel senso che mi aspettavo... La rivediamo, la parte, guarda che bello, dal drone dall'alto, lo sottolineava Alessio. Ma che regia abbiamo, Ale, che regia è? Quest'anno abbiamo questi droni che ci regalano queste grosse emozioni. Wow, bellissimo slow motion, bellissimo slow motion, dove se le danno di santa ragione, perché questo è il bello dello sport. Con coscienza, darsele di santa ragione. Sì, tu me lo insegni. Sicuramente il nostro Marco l'ha preso un po' troppo in parola quello che hai detto, Gianluca. E anche William. William, diciamo che ci ha provato, bellissima, però veramente è andato vita a due splendide gare. Entrambi, peccato, perché lì forse ti fai tanto ingolosire. Sì, mentre Marco, William lì ha. Qua probabilmente vediamo... non è riuscito a dare la pagaiata finale all'esterno. Benedetto e William, vedi, ha fatto una partenza cava che tranquilla, ci ha provato. Sì. Col numero 53 dal Ceredo, guarda qui che bellissima, bellissime gare, bellissime le slow motion di Regonesi. Li vedete uno dietro l'altro, Enrico, c'è poi Vignali. Enrico e Vignali sono due rookies. Morselli, ricordiamo, un challenge. Regonesi, Cappelli, anche loro rookies. Challenge, Pepe, come Partigliani e Zagoner. Mentre torniamo nel vivo della gara, Liberini, Bocenti, Bianucci. Pastorino si stanno cristallizzando un'altra volta, Ale. Le posizioni. Ma c'è una bella sfida per i secondi. Siamo già al quinto giro, comunque Gianluca, le gomme... Corrono via questi giri che non lo sai manco tu quanto stanno andando, sti benedetti ragazzi. Sì, ad avere un'usura. Difetti, sì, e dovranno stare un pochettino attenti. Andiamo con Mauri, Maurizio Morselli, dodicesimo, ha evidentemente tratto beneficio dalle cadute, purtroppo è peccato da parte di due grandi, grandissimi come Marco Como e William Benedett. Morselli sta girando, lo ricordiamo, è stato un reinserimento il suo, ha scelto la Race Attack per proseguire a correre con la sua cava. Quella caduta dell'anno scorso gli ha creato molti problemi, ma lui col cuore è tornato a combattere, a gareggiare, lo sta facendo molto bene. Mamma mia che gara lì. Secondo me Bianucci tra un po' ci prova. Bianucci ci prova. Dietro in scia, sicuramente adesso esce sulla prima curva e cercherà subito l'attacco. O lo sta studiando. Qua ci sta perdendo o lo sta pezzo. Studiando. La regia si sta perdendo, si sta perdendo. Abbiamo da fare un paio di... Dobbiamo tirargli le orecchie a quei ragazzi. Sì.
Niente gelato a fine gara per loro. Niente gelato al cioccolato, hai detto? Dolce un po' bene. Salato, eh. Ma sì, dai, andiamo un po' con Max Pepe on board, che ci prova sempre su Dalceredo a passarlo. Non ci riesce, Max. Ma è una sfida. Se ne sta andando anche questi due. E qui Max sta facendo una gara bellissima. Lui ha deciso di incollarsi a uno e di provare a sorpassarlo fino alla fine. Di martellarlo. Lo studia. E guarda questi altri due come stanno martellando. Bianucci lo sta studiando da parecchio tempo. Attenzione, ricordiamo sempre Bocenti. No, non è il momento. Tecnicamente è molto molto forte. Che drone, ragazzi. Che drone. Belle queste riprese. E ringraziali a questi ragazzi. E ringraziali per lo spettacolo, soprattutto i ragazzi in pista. Lungo dietro forse era Partigliani. Sempre battaglia tra loro due, Gianluca, Bocenti, Bianucci. E qua sono attaccati, rettilineo. Poi è uscito bene, occhio perché inizia a mancare poco. E qui se le vogliono dare l'ultimo giro. Io ti ripeto, Ale, per me lui lo sta studiando. Lo sta studiando come dietro Bettella e Zagonier si stanno studiando da 67 giri. Partigliani, on board. Sicuramente sono due grossi piloti, sono capaci e nessuno vuole perdere. Qua Partigliani invece, ricordiamo, il meccanico del team Honda Moriwaki Atea, esordito in pista questo weekend. Possiamo fare i complimenti a questo ragazzo? Sì, ha esordito questo weekend e ci sta dando di brutto. Già, prende confidenza anche con le gomme, con le Dunlop, lo ricordiamo. Sarebbe un ottimo piazzamento per Partigliani. Andiamo ancora con Mauri, che si è avvicinato tantissimo a Enrico. Ma allora anche lui sta iniziando a prendere coscienza di ciò che è. Sempre qua. E cercano sempre di darsela, sono sulla fine, sono in coda loro, parliamo sempre degli ultimi posti, però non demordono. Possiamo dire che i distacchi sono decisamente diminuiti rispetto a gara 1? Sicuramente. Hanno preso coscienza di ciò che sono. Mamma Morselli, che bellissima doppia curva. E allora, andiamo, onward, perché ci avviciniamo all'ultimo giro. Guardalo lì Bianucci, si sta avvicinando a Bocenti. O lo sorpassa adesso o non lo sorpassa più, Ale. Liberini ci ha salutato, ha ringraziato la compagnia. Ancora in board con Max Pepe. Ma Max, ma vuoi avvicinarti o no? Dai, dai che ce la fai. Va Max Pepe all'avvicinarsi dell'ultimo giro. Wow, bellissimo board. Bianucci, Bocenti, guardali lì. Non ce l'ha fatta ancora. E no, Bocenti comunque è tecnico, è molto tecnico. Le chiude, le curve, sa dove aprire. Comunque ricordi che la gara 1 l'ha fatto veramente anche veramente Massimiliano bene. Pepe sa dove aprire, sta cercando di darsi da fare il ragazzo. In tutta la maniera, sta provando ad avvicinarsi in maniera incredibile dal Ceredo. Non ci arriva. Mamma mia, ma che gara anche sembra qui. Sembra quasi pattinare con le gomme. Guarda lì qua il drone, che bello, che inquadratura, che bellissima pista, quella di Varano. Mentre andiamo con colui che sta portando a casa la vittoria, Liberini. Eccoci qua, Bocenti. Bianucci. Non entra, non entra Bianucci. Allora, va Liberini. Vince gara 2. Straordinario Liberini. Non ce la fa. Non ce la fa Bianucci. Bocenti secondo. Bianucci terzo. Pastorino a chiudere. Vediamo se c'è gara. Tra il quinto e il sesto, grande, pattinano tutti e due. Una bella bagarre dietro. Bettella, Zagonier, la chiudono così. Decidono di salutare la compagnia e ringraziare. Super Partigliani, Dalceredo sta arrivando con Max Pepe, che ci ha veramente fatto divertire. Belli quegli onboard, di una regia straordinaria, lo devi dire. No, sono stati molto, molto attenti in gara 2. In gara 1 sicuramente sono persi dei pezzi. In gara 2 hanno pensato molto bene. Ma non puoi trattarli così. Io do dei feedback, ragazzi. E occhio che i feedback di Alessio sono importanti. Feedback grande Morselli, bella gara anche per lui. Veramente, lo ricordiamo, reduce da un weekend con problemi, non ha mai mollato, ci ha provato fino alla fine. Quello che ci dice gara 2 è che vince Liberini. Alle spalle un Bocenti bravissimo a tenere Bianucci dietro. Bella gara, Ale. Bellissimo, un applauso a tutti questi ragazzi. Andiamo nel parco chiuso perché ci saranno le interviste. Boh, le interviste te le sbrighi tu. È stato un piacere. Non lo so, lo scopriremo. Va bene. È stato un piacere. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio. Andiamo da Massimiliano. Ciao Massimiliano, soddisfatto? Sì. Sì, mi sono divertito alla fine. Un po' di bagarre, invece la gara prima eravamo separati. Qua sono stato un po' nel gruppo, ci siamo sorpassati, quindi è stato divertente. Bene. Siamo contenti per te, alla prossima allora, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao Maurizio, com'è andata? Sempre bello dire qualcosa al parco chiuso, perché
quando si entra al parco chiuso si è sempre fatto un bel lavoro, si è finito la gara, poi siamo andati a punti, siamo andati abbastanza bene, calcolando che il mio tecnico Baciglieri ha dovuto cambiare le sospensioni alla cieca perché avevamo un problema e ne abbiamo un altro piccolino, però siamo contenti, abbiamo portato a casa punti per la classifica e non mi posso lamentare. Grazie a voi e al vostro servizio. Grazie a te Maurizio, grazie mille. Lui è William Bennett, è arrivato così purtroppo. Dovrebbe essere caduto la curva 9 se non sbaglio. Adesso vediamo se riusciamo a farci dire qualcosa. Noi non vorremmo vederti arrivare così. Cosa è successo? Ho avuto dei problemi durante sto weekend e la moto non andava, non si poteva staccare. E niente, basta. Sono caduto. Sono scontrato con uno e sono caduto. Vabbè, succede. Vai per caso alla curva 9? No, alla curva 3. Alla curva 3 ho tentato di superarlo, solo che col problema che avevo in staccata non potevo frenare dove dicevo io. Quindi sono andato lungo con lui e ci siamo incrociati e mi dispiace che l'ho toccato. Fortuna lui non si è fatto niente, io dai, fisicamente sto bene, solo che è sempre un dispiacere vedere la moto distrutta. Dai, ci rifacciamo la prossima volta, speriamo che andrà meglio. Un bacione a tutti. Però nonostante il problema, il sorriso c'è sempre di William Bennett. è dentro di me. Comunque sì, dai, è andata così, succede nel mondo delle moto. Niente, un saluto agli sponsor e a tutti voi. Ciao! Grazie William. Torniamo per la foto? Arrivato. Dai. Sono distante. Sì, dai. Sì, abbiamo messo apposta la distanza. Meno contento! Funziona sempre! Vediamo dopo, dai! Vai ragazzi! Ciao!